continua il nostro percorso fra le pagine del primo esploratore moderno della nostra terra, l'indimenticato Cosimo De Giorgi, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla scomparsa. Con le sue descrizioni puntuali e approfondite, riportate con autentica cura certosina, oggi noi possiamo riversare il nostro sguardo sul Salento ottocentesco come da una macchina del tempo. Come sempre, dividiamo il viaggio per province e partiamo da quella di Lecce, da un piccolo borgo custode di un autentico tesoro. Prima di entrare a Ortelle daremo uno sguardo alla Cappella di San Vito e Santa Marina. Fu eretta nel 1776. Sotto di essa vi era una cripta scavata nel tufo con le pareti dipinte a fresco. Sciupata dalle intemperie e dall'incuria degli uomini, fu convertita in ossario del vicino cimitero. Di lì a pochi metri ve n'è un'altra dedicata alla Madonna della Grotta e scavata tutta nel sabbione tufaceo. La volta pianeggiante è sostenuta da due grossi pilastri e nella parete di contro alla porta d'ingresso vi sono tre absidi scavate nel sasso. Gli affreschi del XVII secolo hanno coperto, in parte, quelli più antichi, ma non hanno tolto al luogo l'aura sacra che lo avvolge da secoli. Il De Giorgi aggiunge anche che a Ortelle vi erano due menhir quando lui vi fece visita, ma dei monoliti oggi non si trova traccia, a testimonianza del fatto che da quei tempi molta parte di questa storia antica del Salento sia andata irrimediabilmente perduta. Spostiamoci nel Tarantino e giungiamo a Manduria, nel borgo antico di quello che fu l'erede della grande città messapica. Valicata la porta tarantina, infileremo una larga via lungo la quale sorgono delle case moderne. Questa via traversa la piazza comunale, nella quale si innalza la mole grandiosa del palazzo principesco. Questo palazzo risale al 1719 e fu edificato sul luogo stesso dell'antico castello. La facciata è di stile severo ma poco corretto, ha 42 finestre. La porta d'ingresso ha negli stipi due colonne di carparo giallastro e sulla sommità dell'arco sorge lo stemma principesco degli imperiali. L'interno corrisponde all'esterno, ma per la nuova destinazione ha subito mille trasformazioni. Il gran salone del piano superiore, di 28 metri per 14, un tempo superbamente decorato, è oggi tutto in rovina e la volta è crollata. L'androne è vasto e profondo, il gran cortile e la magnifica scala a due bracci che da un lato mette nella galleria e dall'altro ad un ballatoio, e le stanze del piano superiore ci destano una lontana reminiscenza dei palazzi di Roma. La vita di Manduria si svolge tutta nella parte più antica della città, che resta fra il Duomo e il palazzo principesco. Il vecchio abitato forma un vero labirinto di viuzze, corti e piazzette microscopiche. Accanto ad un palazzo barocco di un creso acefalo spunta qualche frammento della più bella e pura architettura del Cinquecento. L'edificio più bello è il Duomo, che risale alla metà del XVI secolo. A quell'epoca risale anche il campanile e dalle fasce delle cornici sbuca fuori tutta la linea di pensiero degli architetti di quel secolo luminoso. E ora concludiamo il nostro viaggio nel Brindisino, giungendo in una città fondamentale per tutta la terra d'Otranto, Francavilla Fontana. Francavilla è la città nuova ed ha la fisionomia tutta gaia ed elegante di una giovinetta. Lo stesso castello, fondato dal marchese Bonifacio, ha perduto le forme tetre e minacciose di un tempo ed arieggia al palazzo più che al maniero feudale.
Dove ora sorge Francavilla esisteva nel Medioevo un piccolo casale denominato Casal Vetere. Oggi non resta più alcuna reliquia di questo passato. Le costruzioni più recenti l'hanno abbattuto, rinnovato e trasformato. Il monumento più antico è stato vandalicamente abbattuto nel 1878. Alcune vie strette e tortuose e certe abitazioni che le fiancheggiano serbano nelle porte, nelle finestre, nelle scale esterne il tipo delle vetuste costruzioni. Tetro e pesante per architettura è il Palazzo Margarita nella via del Carmine, col suo largo e barocco terrazzo che sporge dal primo piano e per quella tinta bruna e giallastra che copre tutto l'edificio. Il castello fu compiuto nel 1740, ha un aspetto grave nell'insieme, ma è elegante nella facciata che prospetta sulla vasta piazza che lì si affaccia sulla città. Ha del castello e del palazzo ad un tempo, del castello la mole grandiosa, il fossato, i merli, il ponte e le casematte. Del palazzo le finestre, della facciata il terrazzo scolpito ad arabeschi ed il teatro in parte demolito. All'interno si ammirano delle sale vastissime, inondate di luce e molto ben decorate. Gli stipi delle porte e gli architravi dei caminetti sono decorati con marmi peregrini. Pare una residenza principesca. Chissà come sarebbe contento il nostro bravo mentore a sapere che oggi questo grandioso palazzo è diventato un museo archeologico e fra le sue sale si può ammirare una bellissima ricostruzione della civiltà messapica attraverso i vasi, le trozzelle, i reperti. Nel seguito della grandiosa riscoperta storica dei nostri avi, che negli ultimi anni, grazie agli studiosi, alla soprintendenza archeologica e all'Università del Salento, sta svelando al mondo le origini della terra d'Otranto.